Bella ragazzi, qui Falcon e bentornati su GTA, però online stavolta, signori. Questo è il mio personaggio. Madonna, quanto è bello. Cioè, ho sprecato proprio tutto me stesso per farlo, è una cosa veramente... Ah, quanto sono figo. Vabbè, non importa. Allora, mi trovo esattamente in mezzo al nulla, nel senso che sono, boh, nel deserto e non mi ricordo come sono finito qui. Vabbè, non importa. Ad ogni modo, vi faccio vedere una cosa che ho scoperto da pochissimo, con cui potete fare un bel po' di soldi, se fatto di continuo. Allora, tutto consiste nel ciullare un'auto, tipo questo SUV che è abbastanza grosso, abbastanza bello e tutto quanto. E poi, cosa fate? Lo prendete, lo portate al Los Santos Custom, per i bei tempi il Pain Spray. E cosa fate? Lo vendete, semplice. Perché non posso venderlo? Non posso venderlo perché questo è un veicolo di lusso. E quindi i veicoli di lusso non si possono vendere. Almeno penso sia un veicolo, cioè penso sia, come si dice, etichettato come veicolo di lusso. Questo qua non mi pare assolutamente un veicolo di lusso. Lo ciullo e lo vado a vendere. Quindi magari... se trovate un Los Santos Custom e camperate lì davanti, lo potete vendere. Anche questo non me lo fa vendere, non so perché. Comunque vi giuro che che prima ha funzionato. Vabbè, non importa. Allora, proviamo l'ultima, poi veramente me ne vado via. Via signore, via. Sto andando a vendere la sua macchina. Sono un serissimo agente immobiliare. Forse sapete perché? Forse perché... Ah no, vedete, vendi. E lo fa fare. E ci guadagno, vabbè, $500. E quando ho venduto la macchina che... La macchina scorsa ne ho guadagnati 5.000. Però fidatevi sulla parola, ragazzi. Fidatevi sulla parola. Allora, noi cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a fare un po' di cazzueggio. Nel senso, prima mi vado a cambiare da Bito. Questa è la mia possente auto nel frattempo, proprio auto personale. Mi vado a cambiare di abito. Nel senso che mi vado a mettere un qualcosa di più fighetto. E poi c'è un bel negozio qua di fianco. Ce ne andiamo a fare una rapina. Mi metto la mia giacca, che è proprio qualcosa di possente al massimo. Poi magari mi cambio anche le scarpe, perché giacca nera e scarpe bianche non vanno d'accordo. Quindi mi rimetto le mie sneaker nere. Ok. Perfetto! Adesso usciamo. Portiamo la nostra possente auto, a cui dobbiamo trovare un nome. E magari sarete voi, perché Karin Autop Berlina non... nome, non è un nome che si addice a un veicolo di tale vabbè, ditemi come devo chiamare la mia auto. Nel frattempo noi andiamo a rapinare questo bell'uomo. E buongiorno, salve, vorrei esattamente fare acquisti. Cosa posso acquistare? Oddio, ma posso comprare della roba, gran figata. Però io voglio i tuoi soldi, fottuto bastardo, dammi i tuoi soldi, dammi i soldi, dammi fottuti i soldi. Dammi foto di soldi. Dati una mossa. Dati una mossa. Dai. Ho detto dati una mossa, sennò ti ammazzo il negozio. Ti devi muovere. Ti devi muovere. Hai capito? Che non ho tutto il giorno, che sta arrivando la polizia. Cristo. Dai. Ti dai una mossa? Ti dai una mossa, tunca di merda? Muoviti. Bravissimo. $1300. Ci è andata bene, dai. Tutto sommato non ci possiamo lamentare. Adesso via. Via di corsa. Corri. Facciamo una curva tattica a destra e ce ne andiamo per le stradine di campagna. Fra l'altro qua c'è l'aeroporto, vediamo se riusciamo a ciullare un aereo proprio per sbaglio. E poi magari andiamo a fare o una gara, che mi piacciono tanto. La polizia dall'altra parte della strada, maledizione. Ah, ne sta arrivando una anche di là, niente, devo tagliare per l'aeroporto.
Dicevo, le gare mi piacciono davvero un casino, anche se sono abbastanza scarso, ma non importa, tanto l'importante è divertirsi. E poi invece qualche deathmatch, che lì invece sono veramente, veramente scarso, ma molto più che nelle gare. Che vuol dire tanto? Se cerchi le migliori ragazze dello Santos, visita il Vanilla Unicorn. Strip Club, ok, perfetto. C'era un'altra macchina sulla pista d'atterraggio, perché? Perché? Qua aerei, nulla. Ah, c'è un elicottero però. Prendiamo l'elicottero. Giuliamo l'elicottero. Mettiamo via la pistola. Via che prendiamo l'elicottero. Ora la nostra domanda è: dove possiamo andare? C'è una gara magari tipo da fare con gli aerei? Ci stanno Hey, you chiamando. like the new car? I have an opportunity you may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks, and I will make it worth your while. I'll text you the details. Ok, allora andiamo a fare questa missione, dai, adesso. Aspettiamo che ci vengano mandati messaggi e poi andiamo a fare questa missione. Dai, ma arriva sto messaggio, dai, che voglio iniziare, sono carico. Lista di attività. Invito a contadini, bla 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 bla, non mi interessa. Messaggi. Niente, questo è. Ok, salve soldato, ecco la lista della spesa. Mi raccomando, tieni tutti in ordine, ok? Dandri, Landstalker, Marble, Panova, Sulla della Fama, Mammoth Patriot. Ok, queste se non sbaglio sono le macchine che devo ciullare. E penso che... Ah, cioè non mi dice dove andarla a prendere, ragazzi, devo... Come si chiama? Come cazzo si dice? Devo aspettare che passano e trovarla. Ecco, c'è il casino, raga. Io avevo fatto un post sul Corriere dicendo che mi sarebbe piaciuto che ci fosse un casino. Il casino c'è, però non ci posso andare. Maledizione. E niente, devo aspettare. Cioè, dovrei fermarmi a trovare le macchine, ma insomma, non... io lo farei anche, ma non penso vi piaccia aspettare che aspetto le macchine, insomma. Il Landstalker c'era anche in GTA 4, quindi più o meno me lo ricordo, quindi se lo vedo magari lo prendo. Però altrimenti... no che mi disfi l'elica, bastardo maledetto. Ok, parcheggiamo perché andiamo a rapinare un altro negozio perché ho bisogno di... Ma... No, cos'è successo? No, sono finito in mezzo... No! Sono finito in mezzo all'elica dell'aereo, non ci posso credere. Madonna, che ritardato! Che ritardato, che imbecille! Dove ho lasciato la mia macchina? A casa di Dio, ovviamente. Adesso rapiniamo questo negozio, eh. E poi fuga di gran carriera. Salve, buongiorno, vorrei acquistare un pacchetto di cazzi tuoi! Dammi le foto... No, l'ho ucciso! No, non l'ho ucciso, bene, dammi foto di... Bastardo maledetto, io volevo i soldi! Dammi soldi! Il commesso non è più in grado di svuotare la cassa, avere il gestito di cassa che stava... E svuotalo manualmente, ok. Dammi soldi, 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 dai, dai, i soldi, dai, dai! Dai questi soldi. Un bottino misero, però vabbè, non importa. Via che fuggiamo, via! Vi ricordo, non ho uno straccio di macchina. Possiamo prendere quella. Oh merda, c'ho 3 stelle. Cristo, gli elicotteri! Dammi la fottuta macchina, subito! Senza dire beo! Dammi la macchina, ho detto! Dai, che ci sta il mondo qua! Dai! C'è l'elicottero lì, mannaggia la miseria, vedi saperlo! Ah! Maledetto, maledizione! Cristo! Beh, non importa. Via, via, via. Ah, bisogna scappare, raga. Bisogna scappare. C'è anche uno che sta parlando al microfono. Verrà un casino nel video. Ah! Verrà un casino del video perché non posso fermarmi a mutarlo perché sono inseguito. Ah, non doveva finire così, maledizione. Allora, via di qua. Oh Cristo. Ah! Ok.
Cavoli, Ron è l'uomo delle fughe. Non potete chiedermi di farle a me. Sono finito nel fiume, Cristo. No, 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 no. Vai, vai, vai. Mamma mia, le macchine anfibie proprio. Cavolo, eravamo quasi riusciti a scappare. Wow, che figata. Ti senti proprio come le macchine, quelle dei circuiti americani, le NASCAR proprio. Aia. No, fai a modo. No, fai a modo. No, fai a modo. Merda. Merda. Ce l'ho. Sapete nel deretano cosa vuol dire? Sapete cosa vuol dire nel deretano? Sapete che significa? Che devo ciullare una macchina della polizia. Mannaggia. Mannaggia la miseria. No, troppi. Troppi. Troppa gente. Ma che faccio? Cazzo faccio? Porca Eva, cazzo faccio? Ce l'ho al culo, regà. Ce l'ho nel culo. Ok, intanto me l'ha dato il veicolo. Il veicolo quello... fanculo, che cazzo faccio? Aspetta che magari qua così non mi vedono. Non mi vedono. Calma, siamo qua, fermi così. Fermi così che non mi vedono. Intanto mi hanno mandato, vi dicevo, il veicolo da recuperare. Fermi così che non mi vedo. Vaffanculo, pezzo di merda. Mori. Bastardo. Troia. Gay. Ok, ok, ok. Calma che no, non voglio che... Ah! Cazzo, sto morendo. Sto morendo. Sta arrivando tutta la polizia del mondo. Sta arrivando tutta la polizia del globo, della terra, dell'universo. Oh merda. Merda. Merda, merda, merda. Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Posso fregare la macchina? Frega la macchina, frega la macchina! Dai, 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 dai! Oh merda, sono là! Oh merda, sono là! Ok. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Saliamo di qua. Oddio ragazzi, che cosa che ho fatto? Cosa ho fatto? Più che altro, dove sto andando? Dove vai? No, no! Drizzati, drizzati! Cioè nel senso, raddrizzati! Oddio. Spegniamo ste cose. Oh, comunque la macchina della polizia è figa un tot. Figa, dove passo adesso? No! Liscio. Calma, calma, calma. Che nessuno ci vede, nessuno ci ha visto. Via. Boom, sfondiamo i cancelli. Infogniamoci qua. Qua dove nessuno ci può vedere. Il veicolo richiesto sì, non è stato distrutto. Affanculo. Intanto siamo scampati alla polizia. Io però devo mutare assolutamente quelli che fanno casino. Come si fa? Non lo so fare. Porca puttana. Guarda te. Ok. Adesso andiamo a farci qualcosa di tranquillo, tipo una garetta. Dai. No, Ale. Ma cosa vuoi? Hai 50. Ma cosa dici? Ok. Allora. Ma cosa dici ai 50? Ai 45. Oh, ma stai che sto microfono. Ma sono italiani quelli... LOL. Gara. Ok. Questa qua penso anche di averla già fatta, ma non importa. Facciamo una bella garetta adesso. Guardate, c'ho tutto il braccio insanguinato, tutto mezzo distrutto. Partecipa. Gara su due ruote, quindi facciamo in moto. Un percorso che si snoda tra i veicoli, i piazzali e le strade della zona industriale di East Los Santos. Gare a giri per moto. Rado, mettiamo non stop pop. Assolutamente c'è la pop più bella, proprio best. Ok, nel caso ci mette un casino a partire, vi salto subito alla gara. Così facciamo prima. Intanto magari ditemi anche cosa volete, insomma, che faccia, perché ho un po' improvvisato oggi. È uscito qualcosa di carino con quella fuga, ma insomma, capisco che magari avete voglia di vedere qualcosa di un po' più spettacolare e spettacoloso e spettacoleggiante, insomma, dai, avete capito.
Dai, non sono neanche dei ranghi troppo alti. Io comunque sono all'8 perché non ho giocato tantissimo. Contate che nel momento in cui sto facendo questo video non ho nemmeno finito la storia. E nonostante che ci gioco un casino, ma proprio perché veramente me lo sto gustando proprio... Era veramente un sacco che non giocavo a un gioco proprio per proprio godermelo così come sto facendo adesso. Ce n'è uno che sta continuamente e... Oh, ok, grazie. Se Dio vuole, partiamo. Ovviamente vengono i video enormi della Madonna, perché già un quarto d'ora. E vabbè. Allora, io prendo la Akuma Matata e la faccio azzurra. Gesto di vittoria, facciamo amore fraterno. Dopo Johnny Creek style. Conferma. La mappa, vediamo, il nostro circuito sarà questo qua. Bisogna andare abbastanza veloce e penso che questa sia una delle moto... No, che non voglio uscire, Cristo. Guarda quanto è figo il mio personaggio, tutto macchiato di sangue, col mestruo, col... Vabbè. Comunque tutti vestiti... Vabbè. Che fanno questi quei giubbotti antiproiettili? Vanno in guerra? È una corsa, ragazzi, è una corsa! Vabbè. È bella la mia moto. Scommesse, vabbè dai, scommetto su di me $200, che ovviamente saranno persi. Vittorie 1, sconfitte 6, c'è tanto per dirvi. Questo qua che è Lost mi sembra uno che spacca a buco. Con quel cappello da mafioso poi, boia raga. Vabbè, io non vi assicuro niente, comunque cerchiamo di fare del nostro meglio. E così nessuno ci potrà venire a recriminare nulla se facciamo del nostro meglio. Quello con la moto rosa è proprio il meglio. Bisogna partire un po' alla Super Mario Kart, alla Mario Kart, insomma, non a canna, ma bisogna saper dosare un po' l'acceleratore alla partenza. Poi vi sconsiglio un po' quello che sto facendo io adesso, cioè di stare nel mucchione. Cioè, se riuscite, magari prendete subito il via. Se invece... Porca puttana, se invece vedete che non ci riuscite a prendere il via subito, magari cercate di restare un po' più indietro, perché se finite nel mucchione è soprattutto in moto facilissimo cadere per terra. Poi una volta per terra vi farà respawnare, però ovviamente perdete dei secondi preziosi e quindi non è tanta bella come cosa. Comunque il pri... va! Madonna ragazzi, cosa ho fatto? Va bene anche secondi, ragazzi, non è un problema, non ci lamentiamo. Oddio, devo passare qua in mezzo, stai scherzando? Cos'è, uno scherzo? Oddio. Io che non ho mai guidato una moto in vita mia, vi posso fare qualcosa con la macchina, ma con la moto proprio... Secondi, ragazzi, sono arrivati. Breve ma intenso. E vabbè, abbiamo perso, ve l'ho detto, i $200 proprio così... Ok, abbiamo guadagnato la bellezza di 2440, qui si tolgono i nostri 200, quindi 2200. Vincitore è sto bel tizio. Yeah, che schifo. Si è fatto un bel pippone a 6 mani, vabbè, non importa. Comunque, sì, c'aveva anche la mia stessa moto. Più di un secondo mi ha dato. Boia. Va bene, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, penso proprio di finirla qua. Io vi aspetto a un prossimo video, sempre comunque, cioè, se vi piacciono, ma spero che vi piacciono. E nulla, qui vi saluto, ciao ciao da Falcon e a un prossimo video. Bella!